Eccoci arrivati all'angolo dell'audio recensione. Apriamo con un classico cult chiamato Outrun, uno tra i capolavori immortali del geniale Yu Suzuki, che nel 1986 ci regalava quella sensazione unica di sentirci in vacanza a bordo di una fiammante Ferrari. Il resto è storia. A voi la recensione di Luca Biusi pubblicata su retrogaming.it, sezione Coin-op. Un cost to cost simbolico. Outrun era il sogno di tutti gli aspiranti automobilisti, l'illusione spensierata di una vita vissuta a folle velocità tra le spiagge della California e le autostrade dell'Ovest. Il cabinato originale accorpava un volante con force feedback, il primo coin-op a supportarlo, che vibrava ogni qualvolta l'auto urtasse contro altre vetture o finisse fuori strada. La sensazione era indefinibile, di stupore sì, ma al contempo di forte immedesimazione nel videogioco. Alcuni mesi dopo il rilascio del gioco, Sega ne produsse una versione deluxe con tanto di abitacolo, sedile retrattile e un display leggermente più grande di quello standard. Arrivò anche qui in Italia ottenendo, se vogliamo, un successo ancora maggiore della versione standard che non prevedeva l'utilizzo di sedili. Per la prima volta un coin-op automobilistico faceva tendenza, trainando uno stile videoludico che trascendeva le consuetudini. Sega cominciava la sua scalata verso il gioco di guida per autodeterminazione, forte di una ideologia in grado di plasmare un'epoca. Grafica velocissima, un sonoro esaltante ad opera di Hiro, giocabilità alle stelle, Outrun era bellissimo, e lo è tuttora. E pensare che agli inizi del 90, l'ho visto in molte sale giochi fino al 94, il suo cabinato era ancora presente, al fianco di arcade di nuova concezione, che ancora non reggevano il paragone col capolavoro di Yu Suzuki. Dal 1986 in poi, fino alla fine del tempo, Outrun è icona madre di tutti i giochi di guida. Il Racing Sega cagiona un'esperienza arcade intensa, che per lungo tempo ci vedeva lì, col sole in faccia, con la biondona di turno al nostro fianco e la scocchia tipica dello Yuppie anni 80 che vuole arrivare, ma arrivare non si sa dove. L'importante è che si arrivi. Arrivare al traguardo, soprattutto, con l'auto che cadeva in pezzi mentre la folla esultante ci innalzava quali vincitori della gara più folle del mondo. Si guida a tutta velocità, senza pensare a nulla, sterzando con una frenesia quasi elettrica, cercando di evitare un tiro, un maggiolino che ci taglia la strada o che ci spinge contro le rocce del secondo livello. Quando sopraggiungono i dossi la situazione diviene mentalmente insostenibile, però una curva a destra o a sinistra? Frenare è importante, ma non bisogna abusare. Alcune curve possono essere effettuate al massimo della velocità senza correre eccessivi rischi, mentre altre... Il motore bidimensionale di Outrun era, di fatto, il più complesso esistente tra i coin-op del periodo. La sensazione di velocità e dinamismo non aveva limiti, trasbordava dal video, scheggiava la vista in un brivido intenso in derapage. Poi l'orizzonte non aveva praticamente fine, i fondali esternavano un dettaglio incredibile e i dettagli di bordo pista mostravano tabelloni, case, strutture balneari e quant'altro all'insegno di una magnifica esperienza visiva. In più una giocabilità perfetta, assolutamente bilanciata, faceva in modo che qualsiasi giocatore potesse progredire di livello e assicurarsi la sua fetta di divertimento. La geniale introduzione era rappresentata dai bivi, che sdoppiavano letteralmente la partita modificando radicalmente la giocabilità conseguente. Ogni diramazione portava a livelli completamente differenti che influenzavano la dinamica stessa della gara, con un fattore sorpresa che ne intensificava lo spessore. Da qui il forte stimolo al continuo e insistente inserimento del gettone che ingrassava il cabinato gratificando il gestore della sala, ma anche il nostro istinto ludico. Outrun resta una delle migliori produzioni Sega di sempre, così come Magical Sound Shower, il miglior sound di accompagnamento mai realizzato per un videogioco. Se dovessimo stilare una classifica videoludica generale, ebbene Outrun si piazzerebbe nelle primissime posizioni, forse appena a ridosso di Turrican 2. A questo punto dovreste aver appreso che, molto semplicemente, Outrun spacca. E siamo alla fine di questo primo episodio di Radio Game. Sono convinto che vi sia piaciuto se mi avete seguito fino a questo punto. E vi saluto restando a bordo della Ferrari di Outrun con uno dei brani d'addio più intensi mai creati, ossia Last Wave. Ciao e alla prossima!